Ciao, voglio parlarti in questo video delle strategie di seduzione degli spot. Allora, come funzionano le strategie di seduzione degli spot e sono applicabili alla seduzione tra persone? Beh, il principio è più o meno lo stesso. Lo spot, perché secondo te lo spot della finale di una partita di calcio dei mondiali dove l'Italia sta tirando i rigori, 3 secondi di spot costano un'infinità di più di... che ne so, un film della corazzata Potionchi. A parità di audience, io intendo, a parità di spettatori che guardano, costa molto di più quello. Non sto facendo un discorso di numero di spettatori, a parità di spettatori. Perché la finale della partita eccita emotivamente. E le persone neanche lo vedono lo spot. Non ci pensano proprio, cioè la parte logica non lo vede, passa nella parte emotiva. Compra, che ne so, il detersivo X. No, nella partita di calcio magari fanno qualcosa di più maschile, compra il dopobarba Y. E allora lui manco lo vede questo dopobarba Y perché è tutto concentrato sulla finale e quindi passa nella parte emotiva, dove diventa un ordine, compra il dopobarba X, Y, quello che è. E invece nel film noioso, tu ci ragioni sopra, che non sei proprio, la parte emotiva dorme lì tranquilla, e allora tu leggi, compro dopobarba X, ma fa schifo quel dopobarba lì, ma io uso il mio che è tanto buono, ma che cavolo me ne frega. La parte logica va subito a filtrare, dice vaffanculo quel dopobarba, costa pure caro. Mentre invece nella partita non lo vedi, cioè non vedi neanche sul dopobarba, la parte logica è tutta concentrata sul tiro dei rigori. Nella parte emotiva entra l'ordine compra e dopo barba Y, X, quello che è, e tu vai al supermercato, vai non so dove vuoi, in profumeria e vai a cercare quel dopo barba lì. Ti viene in mente, se lo vedi nelle cose del supermercato, vai a comprarlo. Non sai perché, ma lo compri perché avevi ricevuto l'ordine prima e non, dentro di te non so, neanche ti ricordi, ti dice ma che spot è passato durante il rigore, ma che sei scemo, che io guardo lo spot, io concentrato sui rigori. Questo è il meccanismo che utilizza la pubblicità, per quello che a parità di numero di persone che guardano, quando c'è un evento che prende completamente la parte logica e che quindi la destruttura, è molto più, come dire, è un costo molto più alto e poi la parte emotiva prende il sopravvento in questo caso. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!